All'Università di Teramo da oggi in poi si berrà acqua del Gran Sasso refrigerata e gasata da attingere attraverso idonei contenitori. L'altra novità è che gli studenti utilizzeranno borracce e non più bottigliette di plastica nell'ottica del plastic free. Si tratta di un progetto nato dalla sinergia tra l'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Università e Ruzzoreti, che vuole promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell'ambiente. Questa convenzione ci consente di mettere a disposizione dei nostri studenti, del personale, dell'acqua refrigerata, e però per utilizzare quest'acqua non si utilizzeranno più i classici bicchieri di plastica che poi riempiono le nostre pattumiere, ma si utilizzerà una borraccia, quindi griffata Unite, che è stata messa a disposizione dalla Fondazione Unite. Quindi i due aspetti fondamentali sono questa operazione di rete che ormai portiamo avanti da diverso tempo, e l'altro aspetto è l'abolizione completa della plastica in tutti i locali, in tutte le manifestazioni, in tutte le attività che riguardano sia i servizi per gli studenti che la vita quotidiana del nostro Ateneo. L'iniziativa dell'acqua pubblica in borraccia all'Università di Teramo continua il percorso virtuoso già avviato dal 2017 con la sostituzione delle stoviglie di plastica usa e getta con la carta. Con questa ulteriore azione, che elimina anche l'utilizzo delle bottigliette d'acqua, si punta ad annullare la produzione di rifiuti plastici nelle mense universitarie gestite dall'AZU di Teramo. Sia a Piano d'Accio che al campus di Colle Parco abbiamo attivato da oggi, abbiamo appena brindato, l'utilizzo dell'acqua di due distributori che dispenseranno acqua di conduttura gasata o liscia a disposizione degli studenti. In questo modo eviteremo l'utilizzo di plastica e garantiremo agli studenti il consumo di acqua di qualità come quella appunto che abbiamo nelle reti del RUF. Insomma, sono tutte politiche che hanno un'attenzione agli studenti in primis e anche alla sostenibilità ambientale.